Disegnato nel 1869 dall'architetto fiorentino Giuseppe Poggi, Piazzale Michelangelo offre una bellissima vista su Firenze e sull'Arno ed è sicuramente una meta obbligata per fiorentini e turisti. Creata come parte dei grandi lavori di ristrutturazione delle mura cittadine nel 1869, questa suntuosa terrazza del Poggi è tipicamente ottocentesca. Realizzato come monumento per la celebrazione di Michelangelo e delle sue opere, oggi la piazza è affollata da turisti, bancarelle e una grande riproduzione in bronzo del David di Michelangelo. L'edificio non è mai diventato un museo ed oggi è un famoso ristorante panoramico. Siamo a piedi del ristorante La Loggia al Piazzale Michelangelo in occasione dello spettacolo di Giorgio Panariello a Firenze per un party di Infospettacoli. Andiamo a vederlo. Sono con Silvia Foroni, agenzia di comunicazione Auram Consulting. Buonasera Silvia. Buonasera Carol. Benvenuta innanzitutto al party di Infospettacoli. Grazie, grazie a voi dell'ospitalità. Allora, Silvia, qual è la peculiarità di un commercialista? Ma sicuramente circoscrivere la figura del commercialista al puro ambito tributario è molto riduttivo. E gli ambiti di intervento di un commercialista sono tantissimi, vanno dalla finanza aziendale all'ingegneria societaria, perciò la figura del commercialista è molto strategica all'interno di un'azienda ed è un ruolo realmente che va oltre il perimetro tributario. Ecco, invece il ruolo del commercialista nell'ambito della crisi d'impresa? Questo è un argomento di cui parlavamo con il dottor Botturi, che ricordo essere il fondatore e CEO di Auram Consulting. Ci diceva che siamo alla terza riforma nel giro di pochi anni, sperando che sia l'ultima, ed è una riforma che recepisce le direttive della Unione Europea. Praticamente questa riforma impone all'imprenditore l'obbligo di avere una contabilità ed una struttura molto dettagliata. In questo senso, al delinearsi sostanzialmente di una difficoltà che può anche sfociare in una crisi d'impresa, il commercialista è l'unica figura che realmente può dare una consulenza a 360 gradi, perché è l'unica figura che sa leggere i numeri e quindi in questo senso ha un ruolo fondamentale in un'azienda. Ecco, perché invece il commercialista è sempre più manager che impresa? È sempre più manager di impresa perché insieme all'imprenditore in questo momento di crisi di liquidità dovuta ad un calo della capacità di acquisto e dunque ad un calo dei consumi, il commercialista è in grado di intercettare la finanza più giusta, gestirla e in questo senso anche cambiare le sorti di molte posizioni contributive. Il commercialista insieme all'imprenditore è sicuramente la figura più adatta con la sua competenza e la sua esperienza ad essere un manager d'impresa. Grazie mille Silvia. Grazie a voi, Carol, grazie. Perfetta. Eccomi qua, sono con Bruno Manetti dell'azienda Bruno Manetti Kashmir, buonasera. Ciao, buonasera, ciao, buonasera. Allora Bruno, benvenuti al party di Infospettacoli. Grazie, grazie, ringrazio voi. Ringrazio Daniele e la Gioia per l'invito e spero, e sono sicuro, anzi sarà una bella serata tutti insieme. Vogliamo parlare un po' della sua azienda? Con piacere. Noi siamo un'azienda che si chiama Montelupo Fiorentino, facciamo produzione e vendita di articoli di maglieria di alto livello e siamo particolarmente conosciuti per la produzione del cashmere. Cashmere che è una fibra estremamente nobile e preziosa e niente, facciamo produzione tutta italiana, toscana e vendiamo al 90% all'estero.
facciamo prevalentemente donna, ma facciamo anche l'uomo e facciamo una moda moderna, ecco, come sento di dire, moderna e sportiva. Perfetto. Grazie mille, buona grazie. Serata. Grazie, grazie. Sono con Angela Gigli dell'agenzia HD che si trova proprio qui a Firenze. Buonasera. Buonasera. Allora, lei ha 30 anni di esperienza nel settore assicurativo. Sì. Allora io voglio sapere da lei come è cambiato un po' il mercato e qual è la convenienza di stipulare un contratto, una polizza in presenza con un agente e non via internet. Allora, il mercato è cambiato tantissimo perché diciamo ora è molto frequente il ricorrere alle polizze, diciamo, online, alle polizze con compagnie che lavorano appunto non in presenza e quindi online o telefoniche, ora meno telefoniche e più online. In presenza ovviamente rimane il nucleo, la parte centrale, la professionalità della persona che ti spiega che cosa compri, perché specialmente nel settore dell'auto l'assicurazione ha una natura sociale, perché tutelarsi noi vuol dire tutelare anche gli altri e non mettere a rischio la vita degli altri, quindi l'assicurazione ha una funzione sociale e pertanto non può essere basato tutto sul prezzo, ma sulla consapevolezza di quello che si acquista. Tant'è che il punto di forza di HD Assicurazione è: noi siamo quello che facciamo, cioè la vicinanza al cliente in ogni momento, e questa è la differenza, quello che ci differenzia, diciamo, da un mercato un po' schizofrenico e un po' poco consapevole. Benissimo, signora Gigli, grazie mille, buona serata. Grazie. Grazie mille. Grazie. Silvia Foroni della Magic Company. Silvia Foroni, Magic Company, agenzia di comunicazione. Noi siamo, diciamo, comunicativi e creativi da ormai più di 40 anni. Io sono da 20 anni in agenzia e qual è il nostro ruolo? Il nostro ruolo è quello di costruire intorno ad un'azienda produttrice, ma anche ad un'azienda di servizio, come è quella del dottor Botturi, un percorso comunicativo e creativo che ha lo scopo di mettere l'azienda al centro del suo settore di appartenenza. In che modo, sostanzialmente? Creando tutta quella che è l'immagine coordinata offline, perciò i cataloghi, lo stand, il merchandising, le campagne pubblicitarie, coordinando il tutto online, perciò con il sito e la comunicazione sui social. Siamo trasversali su diversi settori di comunicazione, ci piace dire che è bello fare di un prodotto un effetto wow, ma il succo è che il prodotto deve vendere, perciò in questo senso siamo più orientati alla vendita del prodotto unita all'effetto wow. Trovate tutti i nostri riferimenti sul sito magiccompany.it. Grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, Carol. Allora, eccoci qua con il Paoli, buonasera. Buonasera. Contenti? È la prima volta quest'anno, contenti comunque di essere qui a Firenze, uno spettacolo di posto e ci abbiamo un ospite che vorrei gentilmente da te che ce lo presentassi. Allora, l'hai già intervistato la scorsa estate prima del concerto di Mario Biondi e era solo un cliente, ora è diventato un amico. E ho voluto venire qui ad annunciarlo. Quindi io non in questa sono veste è più amico che cliente, perché è una persona secondo me fantastica, è di un'ospitalità incredibile, c'ha una vigna con in cima un castello, è fantastico. Io ho goduto della sua ospitalità, ha cucinato lui e devo dire che è una persona meravigliosa da ogni punto di vista come persona, oltre ad avere una bella azienda. Quindi vi presento Carra Bonfiglio, mitico mio amico, ma anche mitico cliente e anche nostro sponsor gastronomico per il food e per il beverage. E perché funziona così da infospettacoli? Prima si è clienti, poi si diventa amici e via l'avventura. Con Daniele non è difficile diventare amici, è una persona che, per come mi ha presentato, ti ringrazio molto, però... abbiamo avuto un feeling e un legame molto così molto spontaneo fin dall'inizio, è stato facile. Poche parole, se mi parli un po' della tua azienda.
La mia azienda è nata, non è un'azienda che è stata tramandata da diverse generazioni, l'abbiamo creata io e mio padre nel 1990, abbiamo un vigneto che misura circa 27 ettari, siamo affacciati sul castello di Torrechiara, come diceva Daniele, siamo in una posizione veramente molto bella, sono le appendici dell'Appennino Tosco-Emiliano, è una posizione fantastica, siamo vicini a un letto di un torrente che si chiama Parma, dove gode di un microclima veramente ideale sia per la stagionatura dei famosi prosciutti di Parma, ma anche per la coltivazione delle uve aromatiche. Benissimo, allora buona serata qui al Parti di Infospettacolo. Grazie. Daniele, allora siamo con un ospite, immagino anche un amico di Infospettacoli. Allora, Alessandro, che è proprietario storico dell'Ostras Beach a Marina di Pietrasanta, che praticamente in tutti questi anni abbiamo fatto dei tentativi di lavorare insieme, ma sono stati più rapporti d'amicizia che di lavoro vero e proprio. Da adesso in avanti faremo Ostras eventi e ci seguiranno in tutta Italia occupandosi della parte beverage del bar, dell'open bar che noi faremo in tutti i posti, lo sai, da Venezia a Verona a Milano, e il nostro open bar è sponsorizzato da Prime Uve Maschio Bonaventura, però i mixology e tutta l'arte ci penserà Alessandro con Ostras Eventi. Mi presenta Alessandro. Niente. Alessandro, vieni vicino a me, facciamo passare, scartiamo Daniele e parliamo un po' con te. Allora, agganciamoci un po' a quello che ha detto, che ha detto Daniele. Quest'anno faremo questa collaborazione, naturalmente più, diciamo, più frequente, nel senso seguiremo tutti gli eventi di Infospettacolo dando questa collaborazione sul cocktail bar lunch. E naturalmente con tutti gli eventi che in programma che Infospettacolo propone, insomma. Ecco, l'Ostras Beach è un grandissimo nome infinito. Sì, abbiamo fatto un po' di storia, adesso ci stiamo allargando sul discorso Ostras Eventi perché naturalmente ci richiedono varie collaborazioni e quindi questa è una, al di là dell'amicizia che abbiamo già detto con Daniele, però è un discorso nel mondo dello spettacolo che finalmente dopo questa parentesi purtroppo pandemica ha ripreso, quindi ecco ci stiamo riorganizzando perché insomma la programmazione futura è molto 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 folta e quindi stiamo guardando adesso. Finalmente, grazie mille, buona serata. Grazie a voi e buona serata a tutti. Daniele, eccoci qua con noi una bellissima signora qui vicino a te. Infatti gli ho fatto una proposta di matrimonio dopo io credo 25 anni di collaborazione, 30 anni che collaboriamo, è mia cliente da 30 anni, lei, ma anche io di lei, perché lei mi ha fatto girare tutto il mondo, ha un'agenzia di viaggi ed ha un ruolo importante manageriale anche come tour operator, che ve lo racconta lei, poi evito di dire delle bischerate. e lei è soprattutto un'amica, è quell'amica che quando si fa le trattative si discute ma poi ci vogliamo talmente bene che troviamo sempre un accordo, poi se hai 30 anni e siamo insieme ormai non rimane sposarci, no? Quindi ti ha detto di sì, immagino, a questo punto. Allora lo dirà lei. Mi presento, una trattativa ferocissima. Buonasera, Mengon di Cassia Tour. Anche di un tour operator, vi spiegherà lei. Gruppo Alpi Tour da 35 anni. No, la verità vera è che a noi ci accomuna l'amicizia grande, profonda e unica a Giorgio Panariello, che è un amico, un cliente della Cassia Tour da 20 anni, quando va in giro gli organizziamo le cose con felicità. E Daniele è stato, immagino, niente, abbiamo anche insomma diversi altri personaggi di cui non intendo parlare in questo momento. Questa è la passione che ci pervade da tanto tempo, giriamo il mondo. Ma tu hai anche un ruolo manageriale, no? Allora, l'agenzia è mia assieme a un socio, ma da 35 anni, oltre ad avere due agenzie, Cassia Tour e un'altra agenzia che era una ex filiale, Viaggi Doc,
sono un commerciale del gruppo Alpi Tour, del grande leader italiano delle vacanze. Ma mi manda le foto, è sempre in vacanza. Fantastico, fantastico. Diceva, guarda, la Croazia è meglio di tutti. Posti meravigliosi. Sono le Maldive, ma che vuoi? In realtà vado in pre-visita. Va in pre-visita a visitare, chi sta meglio di lei? Va in pre-visita per noi, lei visita e poi dopo ci indica. Il ruolo del consulente. Diversamente giovane gli ha fatto una proposta di matrimonio in diretta TV. Non se ne parla. Cioè, ho messo sul tavolo degli attu importanti di cui uno alla volta voglio la risposta. Scritta. È un testimone, perché dopo aver dato per ben due volte, il terzo rischio non intendo correrlo. Ragazzi, grazie mille, davvero. Grazie e complimenti per l'organizzazione. Simpaticissimo. Che è sempre eccellente. Daniele è un grande, davvero. Grazie. E quindi sono felice che il tuo lavoro vada bene, che abbia ripreso bene, sì, e che tutti possano godere di questa serenità, di questa bellezza che ci accomuna al tanto lavoro e al tanto stress che tutti facciamo per tirare avanti e per dare sempre il meglio di noi. Grazie mille. Grazie. Daniele, allora siamo in compagnia di un ospite, ma come dico sempre un ospite, ma più che ospite sono amici qui a Infospettacoli. Alcune aziende sono solo aziende e clienti e altre invece sono come Alessandro Gallori, amici. Alessandro Gallori rappresenta da tantissimi anni, e poi ve lo dirà lui, ma è mitico perché cambia le gomme a tutti gli artisti più famosi della Toscana. Li fanno... non so quanti like abbia, perché che ne so, cioè dei personaggi tipo Pieraccioni hanno fatto una battuta mitica, vi racconterà lui, e che ha avuto un... Poi mi metto alla televisione, entrano in campo Villa Fiorentina, vedo un cartello enorme che io dico, ma quanto ha speso per metterlo lì? Gallori gomme, è dappertutto, è in ogni dove, grazie, è il miglior gommaio veramente a livello, perché... Io ho detto gommaio in toscano, ma in realtà sono dei professionisti, perché rappresenta la sicurezza nostra sulle strade, è fondamentale. Vi presento Alessandro Gallori. Eccolo lì. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Beh, Daniele, devo dire che è un grande amico, è una persona squisitissima e rappresenta chiaramente una bellissima cosa con Infospettacoli, senza ombra di dubbio. Beh, niente, la mia è un'azienda storica del 1955, che siamo qui a Firenze. Ora lui faceva le battute chiaramente, però effettivamente, insomma, a parte le radio operazioni, Giorgio Panariello, che stasera andiamo a vederlo, devo dire che insomma abbiamo anche la fortuna di servire questi personaggi. E l'azienda è un'azienda appunto storica dal 55, siamo in zona Firenze Sud, la Gallori Gomme è stata fatta da mio padre, io sono entrato nell'80, ero un ragazzino giovane e quindi sostanzialmente sto proseguendo l'attività di mio padre. Abbiamo due attività, due punti vendita, uno è a Bagnaripoli, zona Firenze Sud, fra le altre cose vicino al centro sportivo, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che stanno facendo adesso, quindi a Vallina Bagnaripoli, e l'altro storico sul Lungarno Francesco Ferrucci. Ci occupiamo chiaramente di pneumatici d'auto, moto, scooter, camper, tutto quello riguarda l'autovettura, e siamo abbastanza specializzati, abbiamo veramente un bel organico, siamo 10 persone, lavoriamo ormai insomma da tanti anni. Volevo proprio chiedere una piccola cosa, visto che lei è rivenditore consigliato da Pirelli, no? Com'è cambiato un po' il mercato in questo momento in cui si trova tutto e con prezzi diversi? Sì, è vero, bravissima, hai ragione. Diciamo che il mercato è molto pazzo. Oggi noi siamo rivenditori diretti ufficiali dalla Pirelli, insomma. Il problema è che il concetto principale non è tanto il prezzo, è tanto un servizio. Il servizio è alla base dell'aspetto principale, insomma, è alla base chiaramente di un ottimo lavoro che deve essere fatto, e il prezzo è chiaramente di conseguenza. Naturalmente in questo aspetto esistono poi anche dei valori aggiunti che, come noi rivenditori, chiaramente abbiamo la possibilità di dare delle garanzie sul prodotto, fra cui c'è una garanzia che si chiama salva pneumatico, cioè nel caso in cui uno dovesse rompere un pneumatico accidentalmente viene ridato, e quindi questo abbiamo dei valori aggiunti che con la casa madre, rispetto a quello che è il valore di internet, che comunque insomma non può essere paragonato
collegato, ecco, a un mondo virtuale dove il pneumatico si, poi deve essere installato, e quindi c'è sempre la mano dell'azienda che deve essere la garante del prodotto che monta. Grazie mille, buonasera. A te, buonasera anche a voi, grazie. Un grande amico, talmente affidabile e bravo che io mi buco Alberto, le gomme delle macchine apposta per andarla a cambiare da lui. Ai tempi suoi, quando io ero un ragazzino e lui giocava, avrei avuto la fortuna di poter, come sempre detto, i calciatori hanno le scarpe giuste, no? Esatto. E le macchine sono le gomme che dovrebbero essere uguali. E io l'avrei voluto veramente riuscire a dargli le gomme in quel momento lì. Poteva essere una sposta, sarebbe stato perfetto. No, grazie mille, grazie. Buonasera.